La richiesta da parte dei sindaci è stata inoltrata al Presidente del Consiglio. Io stesso sto verificando attraverso la sua struttura di supporto che questo incontro ci sia davvero e che finalmente il Presidente del Consiglio riesca a comprendere direttamente quelle che sono le motivazioni da noi poste a sostegno del mantenimento del Tribunale di Sala Consilina, che sono argomentazioni oggettive, peraltro abbiamo dimostrato con atti tecnici che la sede di Lago Negro prescelta non è idonea. Pensavamo che il Ministro Cancelliere avesse mandato almeno una ispezione, una commissione tecnica, così non è stato. Si è parlato di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 155 del 2012, ma così non è stato, perché i tribunali che hanno avuto una proroga l'hanno avuta in virtù non di una richiesta del tribunale accorpante, ma sulla base di una valutazione da parte dello stesso Ministro che si richiama ad alcuni criteri determinati al momento, perché all'interno della legge non c'è nessun riferimento a quel tipo di impostazione. Quindi non riusciamo a capire questo atteggiamento di chiusura, di ostilità, devo dire addirittura nei confronti del Vallo di Diano, a fronte della disponibilità di una struttura che è nuova e funzionale e che soprattutto comporta una spesa annua minima. Andare a Lago Negro significherà moltiplicare le spese un po' per tutti. C'è uno studio che è stato elaborato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche che dimostra con dati alla mano la negatività di questa riforma, che non porterà i risparmi sperati e i vantaggi che sono stati ipotizzati. Eppure ci risulta che questo studio da parte dei tecnici e degli esperti del Ministero di Grazia e Giustizia non è stato assolutamente preso in considerazione. I tempi sono davvero ristretti, si dovrà fare di tutto per non andare a Lago Negro. Credo che anche gli avvocati non debbano assicurare la presenza presso quella struttura giudiziaria, poi si vedrà altre forme di protesta che sicuramente ci saranno, però mi pare che davvero oggi siamo ad un bivio. Se la vicenda si chiuderà negativamente, ciò non potrà non comportare delle conseguenze di carattere politico con immediatezza anche da parte di chi ha una comunanza, diciamo, di appartenenza politica con il Presidente Letta. Per cui insomma, le conseguenze sono non calcolabili in questo momento, ma davvero questa volta non possiamo accettare supinamente l'ulteriore, diciamo, danno per il Vallo di Diano.